Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi è una giornata particolare. In questo momento io sono tornato da Roma, ho passato un weekend spettacolare, però nella giornata di oggi voglio ritornare a parlare dell'Italia. Io non ho commentato nessuna partita degli azzurri sul nostro canale YouTube, però dopo la sconfitta contro la Svizzera tutti sono tornati a parlare dell'Inter, tutti sono tornati ad attaccare i nostri giocatori, perché parliamoci chiaro, soprattutto in questo momento storico parlare male dell'Inter è diventato il principale sport nazionale. E ora la maggior parte dei critici, la maggior parte dell'opinione pubblica scarica sul blocco Inter la responsabilità del fallimento generale dell'Italia e si dimenticano dei piccoli dettagli. Numero uno, il calcio è uno sport di squadra. Fino a prova contraria, nel calcio si vince e si perde in 11 uomini, non in 4. E pensare che 4-5 giocatori possano far vincere o far perdere una nazionale è un ragionamento tanto stupido quanto ridicolo. Detto questo, se dobbiamo parlare del fallimento della nazionale italiana e se dobbiamo parlare della sua clamorosa eliminazione, il principale responsabile del fallimento dell'Italia si chiama Luciano Spalletti. Che partiamo da un primo punto, è vero che può avere delle giustificazioni, perché è vero che questa squadra non l'ha costruita Spalletti, è vero che Spalletti è arrivato sulla panchina dell'Italia, se non ricordo male, nel mese di settembre, e quindi è alla sua prima esperienza in una nazionale, non l'ha ereditata lui, tutto vero. Però è anche vero che Spalletti si è presentato all'europeo senza un progetto chiaro, cioè ha cambiato moduli, ha cambiato uomini, ha cambiato tutto praticamente, ma non ha portato nessun risultato. Era partito con un modulo, poi ha fatto una pessima partita contro la Spagna, ha ricambiato uomini, moduli, ma non ha portato a casa niente, ha fatto una figuraccia mondiale contro la Svizzera e ora deve ricevere le critiche. Naturalmente Spalletti rimarrà sulla panchina dell'Italia perché una seconda opportunità gliela devi concedere, perché non è che questo fallimento è arrivato dopo 3 anni di lavoro, è arrivato dopo qualche mese, quindi merita un po' più di tempo, però ciò non toglie che questa è stata un'esperienza da dimenticare per l'Italia. Scaricare tutte le responsabilità sul blocco Inter è semplicemente ridicolo, perché numero uno, nel calcio si vince e si perde in 11, questo lo dobbiamo ricordare perché un po' di persone forse se lo sono dimenticato, e numero due perché ricordiamo quest'altro dettaglio che non può passare in secondo piano: l'Inter è una squadra che ha dominato il campionato difendendo a 3, Spalletti ha fatto partire tutti gli uomini del blocco Inter in delle posizioni sbagliate, li ha fatti partire come dei pesci fuor d'acqua, perché Bastoni l'ha fatto difendere a 4, Barella l'ha spostato come la Pinella a burraco, prima sul centro-sinistra, poi sul centro-destra, poi davanti alla difesa, cioè gli ha cambiato posizione 200 volte, Darmian l'ha buttato dentro nei momenti difficili, Di Marco pure lui l'ha fatto difendere a 4, quando Di Marco ha dimostrato tutto il suo valore largo a sinistra in un sistema di gioco a 5. Cioè nel centrocampo a 5, nel 3-5-2 di Inzaghi, è come se tu prendi le uova, tra virgolette, e le butti sulla pasta al pesto. Non sono le uova che sono cattive, semplicemente le metti in un piatto che non hanno bisogno delle uova. Cioè, lui è partito senza un progetto tattico ben preciso. Questo è stato il problema principale dell'Italia. Questo è stato proprio l'errore numero uno. Non il fatto di aver convocato dei giocatori dell'Inter, che poi quest'altra mentalità italiota a me fa arrabbiare veramente, perché il tifoso italiano medio ragiona così: se la nazionale vince è la squadra di tutti gli italiani, tutti orgogliosi, tutti in piazza coi clacson, tutti orgogliosi dell'Italia, tutti coi tricolori.
Se la nazionale perde, si ritorna a pensare ai club e si ritornano ad attaccare le squadre, che quindi se non si vince è colpa del blocco Inter, del blocco Juve, del blocco Milan, del blocco Roma, del blocco Lazio. Quando la verità è che si vince si perde in 11, signori. E tu puoi avere anche Barella e Bastoni, ma se in attacco invece di Lautaro c'hai Retegui, è un problema, non puoi vincere nulla. Fermo restando che Barella e Bastoni, soprattutto Barella, non hanno lasciato dei ricordi splendidi in questo europeo, ma se hanno dei compagni così, pure loro non possono vincere nulla. Si parlava pure ora perché ora sono cambiate, tra virgolette, le parti in commedia. Negli anni passati, dopo le esperienze fallimentari dell'Italia ai mondiali e agli europei, gli anti-juventini scaricavano le colpe sul blocco Juve. Ora tutti gli anti-interisti scaricano le colpe sui nostri giocatori. È un po' il gioco delle parti, ma per onestà intellettuale dico che scaricare le responsabilità su un certo piccolo gruppo di giocatori dopo dei fallimenti globali è sbagliato e ridicolo. Perché, ripeto, l'Italia è una nazionale che ha dei problemi strutturali, numero uno, perché hai un reparto offensivo imbarazzante. Questo è proprio il problema più importante e più grave di tutti, e numero due, ti sei presentato a questo europeo in confusione totale, senza un progetto, senza un'idea di gioco, senza un modulo di riferimento, e questo naturalmente ha fatto fare all'Italia delle figure da dimenticare, naturalmente. Però, ragazzi, a me poi vi dico la verità: io sono orgoglioso di essere italiano, ho sempre tifato la nazionale, indipendentemente dalla presenza o meno di giocatori dell'Inter. Io ho tifato l'Italia pure ai mondiali del 2010, i mondiali più disastrosi probabilmente della storia d'Italia, quando da campioni del mondo in carica, lì sì, con un blocco filo juventino, ma neanche di una Juventus vincente, di una Juventus che arrivava sesta o settima, con Lippi, quando è tornato Lippi. Io me lo ricordo, siamo stati eliminati in un girone comico contro Slovacchia, Nuova Zelanda e Paraguay, 3 partite, 2 punti. Ricordiamocelo, perché ora sembra che il blocco Inter sia la causa di tutti i mali, di tutti i problemi dell'Italia, quando invece l'Italia è da quasi 20 anni, da dopo il mondiale del 2006, che eccetto una gloriosa parentesi all'europeo nel 2020, europeo vinto con un blocco inesistente perché di giocatori della Juventus ce ne erano tre. Bonucci, Chiellini e Chiesa. Pensare che 3 giocatori compongano un blocco, anche lì è sbagliato anche sotto il punto di vista numerico, perché poi c'era Chiesa, c'era Jorginho, c'era Barella, c'era Di Lorenzo, c'era Donnarumma, c'erano giocatori di diverse squadre. Quindi parliamo veramente di discorsi stupidi che devono scaricare le responsabilità su altri. Il principale responsabile ha un nome e cognome ed è Luciano Spalletti. Allo stesso tempo Gravina dovrebbe dimettersi, perché come si è dimesso Tavecchio dopo la sconfitta contro la Svezia e dopo la mancata qualificazione ai mondiali di Russia, secondo me, ragazzi, Gravina durante la sua presidenza, cioè, non dimentichiamo, sì, ha vinto un europeo, ma ha collezionato un europeo mediocre come quello di quest'anno e una mancata qualificazione gravissima contro la Macedonia. Adesso l'obiettivo primario è qualificarsi per il mondiale, deve essere proprio un obiettivo tassativo che non si può fallire per nessuna ragione al mondo, perché è scandaloso che una squadra che di mondiali nella sua storia ne ha 24 non partecipi per 3 edizioni di fila. Sarebbe proprio la cosa più grave delle cose più gravi in assoluto. Quindi, se non puoi fallire questo obiettivo, punto numero uno, e punto numero due, ci deve essere una maggiore cooperazione, secondo me, tra i club e gli organi federali, perché non bisogna essere ipocriti. La nazionale interessa quando gioca partite che contano, ma bisogna ritornare a trasmettere un sentimento di amore verso la nazionale che si è perso. Cioè, le nazionali che vincono, che fanno strada, sono anche quelle che non solo hanno una migliore organizzazione a livello giovanile,
ma anche sono quelle che hanno un attaccamento particolare, perché ripeto, agli italiani, ma io non mi tiro fuori, per anni ho ragionato così, bisogna ritornare un po' a cambiare mentalità. Gli italiani tifano Italia solo quando l'Italia gioca partite importanti ai mondiali o agli europei, ma se l'Italia deve qualificarsi, anzi, la maggioranza degli italiani vedono la nazionale come una rottura di palle, come un ostacolo perché interrompe i campionati, perché ti lascia la domenica senza vedere mezza partita. E questo non è assolutamente un dettaglio insignificante, fermo restando che quest'anno, se si è perso, se si è fallito, la colpa non è di quattro giocatori, è di tutti. Fine della trasmissione, perché il gioco al piattello non mi è mai piaciuto, francamente. Un saluto alla prossima e forza Inter.